Ma è andato offline quando? Ora sono live. Lì, adesso dove sei fermo lì? Boh, forse ho premuto. Scusate, forse ho premuto qualcosa end of live invece del coso. Boh, vediamo. Ho poca benzina comunque al furgone. Beh, c'è un cazzo di nessuno, si può andare a mettere benzina, visto che... Grazie Potrei mille. farlo mettere lo stesso, anche se non è tuo. Sì. Sì, se è fatto bene, sì, e credo di sì, perché insomma... Scorciatoia per le case di Venezia. Ma questi come mio sono venuti a fare la rapina. Ora ho fatto la benzina. No. Fatta. Prendi la pistola. Inserisci la pistola, attenzione. nel motore. Contanti, paga con la banca. Sì, vai. Beh, ne mettiamo 20 litri, va. Confermo. Bellino. Oh, ragazzi, scusate, ma mi è saltato il todo. Io non l'ho fatto apposta. Mi avranno slappato anche da Twitch, signori. E poi Hai sarà... buttato giù la pistola? No, che fa? Oh, sbagliato. Allora, volevo... Però sì, ma volevo fare sta roba. Ok, così la chiudi. Poi di qui vai a mettere giù la pistola. Riponi pistola. Ok, guys. Poi qui si chiude ucofano. Chiudi? Non lo chiude più. Ci vuole la pistola in mano, forse? Ma magari c'è il menu auto anche, non... Voglio andare a vedere se c'è lo Santos Custom, quello sotto il ponte infrattato, visto che comunque abito sotto i ponti. Era tutta manetta, cazzo.
Ma non credo, sai. Ma poi tra l'altro sono entrato in un posto che un cicastro un cazzo. Proprio nel posto dei barboni sono entrato. Dio mio, l'ho padellato. Quanto? Siamo un attimo nell'inventario. Si mangia un sandwich. No, che cruscotti, oh! Voglio mangiare. Uno, usa. Mi dica che l'ha mangiati tutti, ok. Custom è qui sotto. Vuoto. Allora andiamo a vedere nell'altra. Nell'altra officina. Che sento le sirene, mi sento male, ma. Bene. Niente da fare. Oh, E tre. che sto facendo? Sto giocando un po' su GTA. Su 5M. Mi sto a rilassare un pochetto. In realtà mi volevo trovare un lavoro. Che cazzo non trovo. C'è un botto di gente, ma non so dove cazzo trovarla. Ma. Perché? Perché non hanno caricato l'IPL?
Ai ai ai. Figa. Ti prego. Affitta? Cazzo affitto? Fitto un cazzo, ho letto arma. Vaffanculo. Ho visto arma. Te lascia sta. Lascia sta, Romè. Lo sai che bello, c'è delle cose bellissime, ma ce n'è tante che proprio fanno male agli occhi. Purtroppo. Sottolino, perché potrebbe avere un ottimo potenziale, però vedi, non si può fare 40 FPS qui. Qui c'è pompieri che si fanno i cazzi suoi. Io voglio andare. Boh, ora vado a Groove, mi faccio sparare tanto. Un telefono. Un telefono. Ah, ma non è per terra. C'ho un capitone così, capito? Vesti così, si ho. Da qua a qua, tutto capitone, amola. Bisognerebbe, ve lo dico sempre, per non avere questi problemi devi capire bene le mappe che usi. Che problemi possono avere. C'è un gruppo di gente, ma se vado lì ci sta anche che mi sparano. Da là che droppate. Fiverz. È nuovo server di Kozik. Boh. Che poi vabbè, se la vogliamo di tutta fino in fondo, ha gli stessi problemi che c'ha Impero alla fine. Questa sarebbe bella la ruba però, eh. Quanto l'ho fregati i poliziotti. È che non c'è un cacchio.
Sì, vabbè, Kosick ha fatto tanto su Impero insieme a Strong. Quindi sì, anche sì, Damocle. Mi piace sta roba dell'unicorn, però all'interno è Shadowcorn. Non c'è un Cazzerol. Se entro dentro dico, ce l'hai della peluche? Yeah. Vuoto, vuoto. C'è il coso. C'è quello sulla spiaggia, c'era due macchine fuori, per cui non credo che ci sia sto gran... Ah, questo è il menu dell'auto, bellino. Quindi? Ah, lo stereo della macchina, ok. La cosa del parcheggio, bellino. Bellino ma inutile, perché voglio vedere chi è che... Poi alla fine li sfrutta. No, non ce n'era peluche in vetrina. Io vorrei della peluche, ma non c'è. Sì, l'hai vista te, eh? Andiamo a vedere subito. No! Ah, c'è della peluche nella vetrina. Sì, ma oh, Damocle. Sta roba l'ho inventata prima io, eh. Questi posti, gang, yeah, gang fratello, gang, gang bang fratello. E ragazzi, cerco una gang, più che una gang bang. Cerco una gang bang. Se trovassi quei due ragazzotti che ho trovato prima, cazzo. Loro mi hanno detto che erano di qui, di ste zone. E infatti la macchina è con l'acqua. Dai, ma lì non...
C'è una macchina che ti sta girando per il quartiere, cazzo, non lo vai a fermare? Chiedi che cazzo fai lì dove sei, un fiorino. Dai ragazzi, sto cercando del bel RP. Cazzo, puntatemi una cazzo di pistola e ditemi, ehi, che cazzo ci fai qui? Non mi puntano, Damocle, non mi puntano. Mica, non c'ho la fortuna che ha Karim. Oh. Eh sì. Sorta. Attenzione, la scaltrezza della gang. Vediamo. Ma si fanno i cazzi loro così. Ma non funziona così, ragazzi, non funziona così. Intanto si inizia con il frame laggy. Quarantotto FPS, 33 FPS. C'è un capitone così, capito? Una bestia così. Da qua a qua, tutto capitone. Amola. Amola. Oh. E bello, hai trovato niente di interessante nei cassonetti? Ah, ho trovato un accendino e dei pezzi di metallo. Ah, che sfiga! Già. Vedi che... Oh, non te lo fa. Panculo! Una bestia così, tutto capitone.
Ehi, fratello. Ehi, ma... Ciao, bello. Ma... Salve. Non ci abita nessuno da queste parti? Non lo so, guarda, io stavo prendendo un caffè, non so dire. Ah, ok, va bene. Ciao, bello. Ciao, ciao. Caffetteria. Fra un po'. Fra una mezz'ora vado. Allora, le gang possono essere qui oppure i Vagos anche volendo. Vediamo dei Vagos se mi sparano. Vagos non c'è un cazzos. Non c'è niente. Peccato. Ah, tranquillo. Madonna, minchia, mi ha fatto poco. Cazzo urli. Ma Power Game, just a bit. No. Ma è un NPC o è una peluche? È una peluche. Eccoci, eccoci, attenzione. Salve.
Attenzione, mi stanno puntando. Ruba rame. Ma? No, no. Quello è un cheater. Diciamo che sono tornata adesso da lei. Ehi, scusate. Scusate se vi interrompo. Sapete se c'è delle case in vendita da queste parti? Non ne ho idea. Saprei. Sono appena arrivato in città e sto cercando un posto dove andare. Capisco, capisco. Non so. Boh, potreste cercarlo da qualche parte, qualche parte sfitta, non saprei. Ok, ragazzi. Va bene, farò un giretto, vedrò cosa trovo. Sì. Ciao, bello. Ciao, bello. Ciao. I mostri. Vabbè. Sa mica se vendano delle case da queste parti. Signorina. Ma magari mi prendessero. Signorina, si fa nulla? Ora gli rubo la macchina. Magari sono nella zona dei verdi vestito di rosso. Eccoli. Ciao bello. Ciao fratello. Sai se da queste parti vendono delle case, dei posti dove stare? Sono appena arrivato in città, ecco, sto cercando amicizia. Io aspetta, stanno dentro casa, stanno, non lo so. Comunque qui sono tutti stabilimenti occupati. Ah, sono già tutti occupati, capisco. Ci abitano già tutti. Ho capito. Vabbè. Quindi ciao. Ciao caro. È un peccato, era proprio una bella zona questa. Ma non mi rapisce nessuno. Voglio essere rapito. No, al tipo gli faccio: ehi, senti, conosci qualcuno che mi possa rapire? Il classico, no? Da queste parti è già tutto occupato, come di vattene, va a cercare da qualche altra parte. Ora vado a Groove, proprio. Ma che appunto, voglio fare la guerra tra gang, voglio fare casino, ma non... Fatto uno, fatto due, capisci? Non mi ricordo la mappa...
La zona dei rossi, qual è? Mi guardi un attimo, Damocle, sul regolamento, se puoi vedere veloce. E c'è la mappa divisa tipo in zone, no? Se trovassi la zona dei rossi sarebbe buono. Allora vado a sentire qui. Cioè, sentite, sto cercando un posto dove andare. Non è che mi potresti mandare da qualche parte. Era. Già, una gang. Poi passi da un quartiere popolare e ti dicono sera. Buonasera, ragazzi. Va bello. Barbone, Ciao. sembra un cazzo di non pensate. Cazzo, proprio stile, cazzo. Minchia, veramente. Bella, fratelli. Ascoltate, io sono appena arrivato in città e sto cercando un posto dove andare. Ah. Un posto dove andare, in che senso, per vivere? Sì, insomma, per fare un po' di amicizie, per cercare un po' di fortuna, ecco. Sono andato a informarmi un po' nelle varie attività per trovare un lavoro e nessuno mi vuole, probabilmente perché puzzo come una capra e vivo sotto un ponte. Vabbè, ti fai Minchia. una doccia, sei a posto, no? Poi vedi se qualcuno ti prende, no? Rimane sempre il fatto che vivo sotto un ponte, amico. Cazzo. Non so, Night, puoi parlarci tu? Vabbè, Truzzi. Parla con dai. Vabbè, dai. Night un secondo, In io caso lo porto, forse ti in può dottore lo porto a aiutare. casa Ti può così aiutare gli così. faccio fare la doccia intanto. Oh, vieni qua con me, Fatti dai. vedere, grazie ragazzi. E... Ora mi rapinano. Wow, minchia, che bella macchina, fratello! Vabbè, sapere una cosa. Certo. È rubato. Hai fatto bene, amico. Io sono arrivato qui con un furgone che ho rubato a uno stronzo in centro città. Mettiti la cintura, se no voli, eh. Sì, fatto. Allora, mamma mia. Sì, ogni tanto mi capita di avere proprio male agli occhi. Anche a me, purtroppo sì. Dai. Dai, bro, entra qua a casa. Aspetta un attimo. Yo, Dom. Dimmi. Ok. 126 chi sono, l'azzurri? Sì, non ti preoccupare. Ok, a posto. Sì, a posto. Ok, a posto. Ciao. Dai, bro, entra, dai, intanto ti posso dare una mano per farti una doccia, intanto. Ah, sì. Vai. Ragazzo, sta il bagno, porca puttana. Che casa tua, forse è questo. Ah No, sì, guarda! eccolo là, vai, bro, Ah, fatti che pure. bello! La vasca! Mi chiesero 10 anni! Dov'è la Z però? Ah, che bello far la doccia! Quanto è bello far la doccia, il sapone non lo raccatto più. Sì, in gabbia me lo facevano sempre raccogliere quei fottuti bastardi. Allora, se non vado erro, con questo devo levare, posso levare maglia. Con questo? Sì. Ok, oh sì, adesso sì, fratello. Bro, cazzo, vesti. Ah, sì. Scusami. Perdonami il pelo, devo andare dall'estetista. Vai. Sì, un attimo che vado a vestire. Vado in camera, un attimino che c'è uno specchio, così mi guardo, tanto sono fico.
fratello, ti ho preso quel Calvin Klein che era sul comodino. Vabbè, non ti preoccupare. Grazie, cara. Quindi? Niente, adesso vorrei trovare un lavoro oppure qualcosa da fare, insomma. Se c'è qualcosa da fare. Ma sai che hai rischiato tantissimo, vero? Beh, in realtà non ho rischiato un cazzo perché non ho niente, non sono nessuno, non ho un'identità, non sono un cazzo, amico. Lo so, ma questa qua non è zona in cui ti puoi permettere di girare tranquillamente. Se la gente non si fida di te, ti può ammazzare. Beh, fratello, ho girato in lungo e in largo, ho parlato con decine di persone e avevano tutte l'aria del cagnolino. Forse probabilmente ti manca qualcuno con le palle, amico. Ma non penso. Ma veramente, non ti sto dicendo bugie. Non credo. Beh, probabilmente ecco. Sono andato solo nei posti dove non c'era persone serie. Forse sì, chi lo sa. Comunque, fratello, visto che sei stato così gentile, se mi posso stibitare per qualcosa e posso tornarti utile, perché no? Non lo so. Non ti conosco abbastanza bene per chiederti qualcosa, capisci? Sì, su questo non ti posso dar torto, fratello. Si vedrà più avanti. Va bene. Ok. Dai, ti ho voluto dare una mano come potevo. Ho fatto quello che potevo. Ti ringrazio, ti fratello. Ti una doccia, bro, io te l'ho data, a doccia. Grazie mille. Io comunque mi chiamo Frank. Piacere. Night. Dai. Grazie mille, fratello. Sei stato gentilissimo, veramente. Figurati, figurati. Ci si vede, eh? A presto. Ok. Ciao, bello. Che brutta cosa. E giustamente non si fida perché un mio noce. Ehi, fratello! Che cazzo è successo? Che cazzo è successo? Niente! Perché? Tu stavi in macchina con il ragazzo? Sì, però mi ha detto che... Io gli ho chiesto se potevo fare qualche lavoretto, stare con voi, ma mi ha detto che non ci conosciamo abbastanza, non si può fidare, e quindi ci siamo salutati come due vecchi amici e adesso me ne andavo a fanculo. Ah, cazzo. Va bene. Comunque, se mi trovate in giro avete bisogno, sono sempre riconoscente, mi avete fatto fare una doccia da paura e oltretutto ho rubato un po' di Calvin Klein dell'amico. Io com'è che ti chiami, vecchiaccio? Frank! Che bello, mi piace. Che bello, senti, è meglio che te ne vai da qua, cazzo, si sta scaldando la situazione, occhio. Vabbè, se mi prendo una pallottola me la tengo, una più, una meno, fratello. Saluti! Se ti incontro in giro ti saluto certamente. Va bene, ciao caro. Ciao, bello. Oh, ci sono rossi da qualche parte, ma cioè c'erano quei ragazzi che avevano la macchina rossa, la bandana rossa, erano tutti rossi. Probabilmente faceva anche appella per conto suo. Beh, almeno non porta i colori di una band. Sono vestito di rosso.
peccato. Sì, sì, no, Damo. Ma quello... che erano quelli ufficiali, me lo immaginavo. Però... quindi Groove... ora vado a vedere che colori portano. Io fratello! Guarda questo, lo figo. Del tipo sembri un NPC. Quindi Groove è fantastico, gira per cercare la roba nei cestini. Groove è 113. Sono viola. Colore viola non mi piace. Ehi fratello, ancora niente? solo cose di plastica, alluminio, vetro, quelle cose lì. È un vero peccato. Centini. Già, tu hai trovato qualcosa di interessante? A parte che ho rubato questa macchina, no. Serataccia, quindi, eh. Eh sì. Ma poi non trovo nessuno. Ho trovato solo un ragazzo che mi ha fatto fare la doccia a casa sua perché puzzavo di capra. E poi basta. Cazzo, in questa zona è già buono che avesse l'acqua in casa. Forse non mi ha fatto lavare con l'acqua, mi sto preoccupando. Già. Io fossi in te comunque non ci penserei troppo perché sai. Comunque c'è chi paga per certe cose, insomma. Allora sono stato fortunato. vedila così, sì. Magari non era proprio una bella fica, però. No. Già, immagino. Vabbè. Buona continuazione. Buonasera a te, ciao fratello. Ciao bello. lui poverino è lì che cerca di rullare con qualcuno. Gira a vuoto a guardare i cassonetti. Dai, vediamo se mi prendo una pallottola qui. Qui i Vagos non esistono. Oh, minchia. Che sfiga.
Tanti a sto punto, boh, cerco un locale. Ci sarà tipo il Galaxy? Boh. Bella macchina, amico! Bah, vi dirò. Da qui a qui, tutto capitone, Damocle, tutto. Sono capitone così, capito? Una merda così, zio. Da qua a qua, tutto capitone, amola. Minchia, mi sento uno Wapiti, mi sento. Tutto capitone, amo là. Oddio! Ma? Ma non c'è furti d'auto, non c'è. Boh. Non ci credo che non ci siano furti d'auto. Adesso vado a farmi un giro a vedere se li trovo. Oh. Stai attento, cazzo! Impossibile, cazzo, che con tanta gente così non riesco a aprirmi un po' di RP. RP, riso e patate, RP. Minchia, per un attimo ho letto il signor Loris Batacchi.
Ma? Beh, Pino la lavatrice. Pino la lava wash. E niente, oh no 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 no, oh, 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 le mie ginocchia, le mie vecchie cazzo di ginocchia. Per un attimo ci ho sperato, invece nine pipen, niente. Qui? E che cazzo, fatemi pisciare. Oh, oh sì. Oh sì. Adesso sì che si sta meglio. Vediamo se si può cercare. Oh che cazzo! Ho sbagliato tasto! Forza, su, su. Non c'è il loot. Il tipo ruolava di guardare nei cassoni. Adesso, peccato perché mi piaceva l'idea. Di combinare qualcosa. È che non trovo nessuno. Andiamo a vedere se qui a Paleto c'è qualcosa, magari c'è un locale. Se ci fosse un localino. Ma non credo. Non vedo niente se non che distributore. Non vedo niente se non il distributore. Bella Chicco. Mi siedo benissimo, eh? Guarda. A posto. Ma non. Giusto. Mi devo anche sgranchire. Aspetta un attimo che. Mi guarda sta pompa e la benzina che. È un po' maledetto il sistema, ho visto. Allora, intanto che bianchisco. Ah, a posto. Ha ricevuto anche i soldi. Big money. Allora, così. Fai qui. Vediamo un po'. Inserisci pistola. Yes. Banca. 80 litri. Mettiamole. Boh, 30 litri. Vai così.
Conferma. Tastierina, tastierina, tastierina. Quale? Questa? Sì, è una... è una MIDI, è un'interfaccia MIDI più che altro, non è proprio una tastierina. Mettiamo a posto la pistola. Olè. La uso... ora ormai la uso poco. Però qualche... qualche cosettina l'ho... mi sono divertito a fare, dai. Negli anni passati. Allora, abbiamo detto che qui praticamente non c'è un cazzo. Ma niente, eh. Oh, 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 oh. Allora, vi... ritornerò in città. È ovvio. Beh, non trova nessuno così e ti mette la depressione. Eh sì, cazzo, ho visto il count, quanta gente c'è. Parla letto. Dopo, dopo, damo. Dopo vado. Dopo vado. E mentre viaggio spamma anche uno slash, un punto esclamativo Discord. Quindi chi vuole entrare nel Discord della ciurma, così ci sono gli avvisi, spam, minchiate, puttanate. Sì, c'è anche... esatto, il Discord di Tombstone RP, che è un progetto che partirà a breve, o perlomeno si spera. Un server di Red Dead Redemption RP. E vediamo, vediamo se si può fare qualcosa. Io sto cercando veramente di trovare persone, di ruolare un po' e vedere qualcosa, ma non... trovate i ragazzi prima delle gang. Provate a allacciare un rapportino, ma d'altra parte, oh, se non ti conoscono, è un po' un problema. Ho cercato lavoro al Bennis e hanno problemi non so cosa. Ora vado diretto in carcere. Minchia, sai che se ci fosse il carcere, l'RP del carcere? Vuoi fare RP? Dove? Dove? Perché non l'hai mai fatto, Chicco? Iniziare, se hai i mezzi per farlo, un PC, un microfono e voglia di fare, via. L'importante è di non cadere nei tranelli. E io sono su Fiverr, il server appunto che ha nel titolo. Mi sono fatto la whitelist, sono entrato dentro e al momento sono solo. Esagerato.
Oh, ma non l'ho buttato in terra io quello. Quello era già giù. Vediamo un po' se si trova qualcuno. Vabbè, e allora scappa. Vedi il garage? Vabbè. Non c'era nemmeno nessuno al concessionario per prendere una macchina. Boh, adesso... vado a Gru Street, entra a cannone. Ma lo calico da chef in questo server, perché veramente non ho visto praticamente niente. Ho visto quello sulla spiaggia. Allora faccio un salto. Facciamo un salto sul al locale, quello sulla spiaggia, vediamo se... Oh, lì morte. Esagerato. Ma? Si è girato Giroux. Chi si è girato? È Giroux. E chi è, fratello? È Giroux, è un mio compaesano. Beh, a me mi sembra che tu ti sia girato qualcos'altro, amico. Oh, che belle scarpine che hai. Ti piacciono? Sì, fighissime. Sono trendy. Poi con questo freddo. Ah, sì. Bella anche la sciarpetta, eh? La sciarpetta? Sì, che è pura lana vergine. No, no, questa è la mia pelle. Wow. Minchia, è più pelo di me, amico. Eh sì, tu non hai visto ancora nel mio culettino. Quanti ne ho? Guarda che ne ho tanti. Guarda. Guarda che pelo bianco che ho. Sembro un montone di montagne, amico, guarda. Aspetta che non vedo davanti. Vedi che... Mamma mia, ma che bello! Hanno detto vai dall'estetista, hanno detto cazzo no! Fallo con la ceretta lì. Il pezzo in mezzo, con la ceretta. Ma dici che funziona? Sì, funziona. Mmm. Però il pelo sul petto lascialo. Ma è figo! Esatto. Però bianco. Prova magari a tingerlo. Beh, diciamo che alle donne a una certa età dice che gli piace di più, sai. È vero che è quello. Hai ragione. Ma che fanno qua? Il locale è aperto e chiuso? Ma in teoria mi sa che è chiuso. Perché non vedo nessuno. Aspetta. Ciao fratello! Ciao bello. Ce l'hai le noccioline? Cos'è l'uccellino? No, le noccioline. No, però l'uccellino ce l'ho. Oh, bello questo. Ah, io l'ho perso. Dove? Mi è caduto mentre camminavo.
Vabbè. Vabbè, capita. Bella, ragazzi. Salve. Ciao, bello. Cioè, perché sono le noccioline? No, non ce li ho, purtroppo. Che bella macchina, fratello. Salve. 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 Ciao, ragazzi. E tu? Poverino. Ruola più la scimmia. Ruola più la scimmia di altra gente. È fantastico. Tornerò a trovarlo. Quindi sulla spiaggia non c'è nessuno. Facciamo una roba. Vediamo un po' la mappa. Se c'è. Se c'è qualcuno. Mappa. Vediamo un po'. Locali. Allora, questo è un locale, ok, e non c'è niente. Sì, ok, no, qui non c'è niente. Vediamo un po' sulla leggenda. Barbiere, Bennis, autolavaggio a mano. No, a mano grazie, faccio da solo. Allora, Imballassi, vabbè, ma che si sono tutti lavori, 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 lavori. Los Santos Nord Ovest, LSC abbandonato, sì. Ah, l'LSC abbandonato probabilmente vai da solo e ti fai la macchina come ti pare. Il Nicky, l'unico locale. No, prepara succhi, sì. Vaffanculo. Agricoltore, raccogli ghiaia. Riparatore armi da fuoco, noleggio, scuola guida, ripararsi, spara ghiaia. Spara ghiaia sarà difficile. Sviluppatore Discord lo ignoro. Il tecnico telefonico lo ignoro. Tronchi, vendi legno, vendi oro, vendi. Non vendo niente, quindi praticamente l'unico locale è Nicky ed è chiuso, ragazzi. Vabbè, allora facciamo... Niente, vado in giro dove ci sono le gang e mi faccio ammazzare, dai. Mi faccio ammazzare. Cerco qualcuno. Power Game. Just a bit. Andiamo a vedere se qualche buon Cristo. Anzi, già mi devo vestire perché se... Oddio, oddio! Ho mal di testa, mal di testa, mal di testa! È un peccato. È un bel peccato. Scusate un attimo. Ok. Grazie, gli ultimi 7-8 minuti. Cerchiamo l'ultima scenetta RP. Poi devo chiudere. Perché ho... Damocle, dagli di Capitone. Dagli di Capitone, tu che puoi. Sono Capitone così, capito? Una bestia così si ho. Da qua a qua, tutto Capitone. Amola. Amola. Oh. Allora, il tipo prima l'ho trovato qui. Sì. E io, sorella! Sorella, senti, un'informazione.
C'è mica un estetista da queste parti. Un estetista? Ti serve un parrucchiere o un estetista? No, il parrucchiere no, sto bene così. E l'estetista, vedi, sono pieno di pelo. Sei pieno di peli? Sì. Conoscete un estetista per uomini? No. No, però se vuoi accendo il tagliaerba ti faccio io i capelli. Ehi, fratello, allora potresti farmelo con la fiaccola. Eh sì, anche. Perlomeno si rallenta la ricrescita, no? Oh, che cazzo! Ma vai in giro con uno in una gabbia, che è il tuo animale? Sì, è la mia personale. È la sua ballerina, ma che cazzo dici? È la sua ballerina, sì. È fichissimo, fratello. 10 lode. Ti piace la mia macchina? Guarda come balla. L'ho visto di meglio, sì. Sì, ma l'ho rubata. Allora va bene. Ah, sì. Assomiglia a qualcuno che, boh, ho già visto. Tu dici? Sì, com'è che si chiamava quello che faceva 2 più 2 uguale 5? Ah, Einstein, coglione, ho capito chi intende. Esatto, sì, la teoria della relatività, una palla di qui, una palla di là, insomma, così, sì. Sì, era così. Non la ricordavo così, onestamente. Fratello, che si dice da queste parti? Un cazzo, cerchiamo di divertirci. Ah, capisco. Io sono arrivato in città da poco. E lui è contento. Gli piace stare nel sarcofago, vedi? Sì, mi piace. Grande. Ti ho sbattuto un po' la macchina che hai rubato, non fa niente. Ma fa niente, se vuoi pisciaci sopra, non c'è problemi. Ok, ma aspetta. Oh, sì. Oddio mio! Sì, cosa ho visto? Sì. È un capitone! Mi sciolgo un po' su di voi. Sì. Vabbè. Oh signore, mi sono croccata con la schiena un attimo. Ops! Poi non ti lamentare che la gente dice che c'è il cazzo. Ho visto un capitone, ho visto. Sì, mi piace chiamarlo Gianfranco. Sì. Ho avuto il piacere di conoscere Gianfranco, ragazzi. Sì, Gianfranco. Vabbè. Buona serata, buon uomo. Arrivederci. Ma lei abita da queste parti? Beh, veramente no. Sto cercando un posto dove stare. Vabbè, ci sono un po' di casette libere in giro. Metterne qualcuna in caso. Ok, va bene. Buona permanenza da queste parti, sì. Ok, ciao ragazzi. Ci si vede. A presto. Ciao bello. Ho pisciato sullo sportello, raga. Io fratello, come butta? Non butta, eh? Vabbè. Ora io sloggo in un posto di merda. Ah sì, posso sloggarli. Perché c'è una macchina della pula lì dentro? Mi rivesto che... Ole. Bella raga. Chiudo le trasmissioni. Allora, che dire? Impressioni buone, dai. Fondamentalmente mi sono divertito. Quei pochi personaggi che ho incontrato se la sono giocata bene. Why not? Bella raga. Allora, grazie a tutti quelli che si sono collegati. Intanto sto chiudendo il todo. Ok, F8 quit. Ok, niente. Io penso domani di portarlo probabilmente anche il pomeriggio.
Probabilmente anche il, nel tardo. Così ce l'aveva. Gianfranco ce l'aveva. Fantastico. Ragazzi, vi saluto. Grazie per i follow. E niente. Ci vediamo. Ma sono più rincoglionito che altro. Dai, ci vediamo domani sera. Ok? Ciao belli. Mua.